In una fredda giornata invernale, con il sole che splende al mattino, la pompa di calore alimenta la casa con energia termica. In maniera silenziosa produce sia calore che elettricità tramite i collettori Solink. Anche il fabbisogno di energia elettrica della casa viene coperto dai collettori Solink. Intorno a mezzogiorno, nella casa si spegne il riscaldamento. La pompa di calore carica l'accumulatore di calore. I collettori Solink forniscono l'energia elettrica necessaria e l'energia termica per la pompa di calore. Nel pomeriggio viene caricato l'accumulatore di calore. La pompa di calore si arresta e l'energia elettrica prodotta dai collettori Solink, non necessaria per la casa, viene utilizzata per caricare un accumulatore o, ad esempio, utilizzato per una e-bike. L'energia elettrica in eccesso viene immessa nella rete. La sera, al tramonto del sole, il fabbisogno di calore della casa viene coperto dall'accumulatore di calore e le batterie forniscono elettricità per l'uso domestico. Durante la notte, l'accumulatore di calore e le batterie si scaricano. La pompa di calore si avvia e copre il fabbisogno di riscaldamento tramite gli scambiatori di calore ad aria dei collettori Solink. L'alimentazione elettrica per la pompa di calore e per l'uso domestico vengono forniti dalla rete. Solink, collettore per pompa di calore.